Qui siamo in Sicilia, nella parte più depressa, il triangolo centro-occidentale dell'isola, la zona che fu del feudo e del latifondo, tipico ancora oggi della cultura cerealicola a tipo estensivo. Sono campagne solitarie, colline argillose, aride, coltivate a grano, avena e fave oppure lasciate a pascolo. Qui non ci sono case coloniche. Per antica tradizione i contadini vivono altrove, nei grossi centri al limitare della terra coltivata. Per loro la campagna rappresenta soltanto il lavoro, non il luogo dove si vive. In questi borghi, le decorazioni barocche dei palazzi principeschi sono soltanto le testimonianze di un passato feudale. Un passato non tanto lontano, se si pensa che il feudalesimo fu abolito ufficialmente in Sicilia soltanto nel 1812. Sono le città contadine, conseguenza diretta del latifondo e del tipo di struttura sociale che per secoli dominarono queste campagne. Economisti e sociologhi hanno spiegato il fenomeno dell'accentrarsi dei contadini nelle città, nei grossi borghi, nei villaggi siciliani. Le ragioni furono essenzialmente economiche. I braccianti e i piccoli fittavoli non lavoravano soltanto in un piccolo podere, ma erano costretti a recarsi in zone diverse di lavoro. E così trovarono più conveniente abitare nei grossi centri da dove partivano la mattina a piedi o a dorso di mulo e tornavano la sera. Le loro case addossate l'una all'altra, anguste, spesso costituite di una sola stanza, dovevano servire oltre che da abitazione anche da stalla e da deposito per gli attrezzi. Si spiegano così anche le condizioni anti-igieniche di questi paesi, nei quali si svolge una specie di vita rurale al chiuso. E questo particolare tipo di insediamento, eredità di un passato feudale, persiste ancora nella Sicilia centro-occidentale. Le condizioni di vita sono un poco migliorate per effetto della riforma agraria e per i benefici indiretti dell'industrializzazione, ma sussistono ancora paesi e villaggi poveri e arretrati. A Riesi, un paese fra i più depressi della Sicilia occidentale, opera un gruppo guidato dal pastore protestante Vinai. L'aspetto caratteristico dell'iniziativa di Riesi è costituito dal tentativo di mutare la situazione sociale del paese modificandone la struttura urbanistica. L'autore del progetto è l'architetto Leonardo Ricci. Quando il pastore Vinai è venuto da me a Firenze per parlarmi della sua idea di costruire un villaggio comunitario a Riesi, io come architetto e come urbanista fui molto felice. Il mio problema però era, poi da un punto di vista urbanistico, vedere come creare questo villaggio. Il mio proponimento è stato di creare un cuore, una specie di centro direzionale, se vogliamo usare una parola ormai alla moda, che potesse pompare pian piano la vita, gli abitanti stessi di Riesi e trasportarli fuori. Quindi abbiamo cominciato proprio con questo centro direzionale. E poi in un secondo tempo passeremo da questo cuore, diciamo, a proprio tutta la programmazione del villaggio. Fra le ragioni storiche che hanno portato i contadini di queste zone della Sicilia occidentale a insediarsi nei grossi borghi, vi è anche la ricerca della sicurezza continuamente minacciata fino a qualche tempo fa dal prepotere della mafia delle campagne. In questi anni la pressione della mafia delle campagne è andata sempre più diminuendo, anche per effetto della trasformazione fondiaria compiuta dalla riforma agraria. La riforma agraria ha avuto inizio nel 1950. Lo Stato è intervenuto con finanziamenti massicci attraverso la Cassa del Mezzogiorno e l'Ente di Riforma Siciliano. 24.000 lotti di terra sono stati assegnati ai contadini. Sugli antichi latifondi di origine feudale sono sorte piccole proprietà
e sui nuovi poderi sono state costruite nuove case coloniche. Si è anche pensato di creare dei centri di vita rurale autonoma, costruendo ex novo un certo numero di borghi. Ma la riforma non può considerarsi ancora compiuta. La scarsa produttività della terra e la mancanza di infrastrutture hanno impedito in certe zone l'insediamento dei contadini nei borghi di riforma. Gli insulfatari fuggono da queste montagne bruciate nell'interno della Sicilia. Almeno 6.000 se ne sono andati lontano, al nord, in cerca di un lavoro pagato meglio e più sicuro. Ma altri 6.000 sono rimasti qui. Sono i più vecchi, i meno intraprendenti, oppure quelli più attaccati al paese, al mestiere. Da quanti anni lavora lei in miniera? 20 anni. Come si lavorava prima? Prima si lavorava peggio di oggi. Molto peggio di oggi? Sì, porto, perché prima non c'era orario di lavoro, prima era così. Si lavorava a cotte, ma quando su, e lavorava 12 ore. Sfruttamento era troppo prima, non è come è oggi. Io ero dal 28 che lavoro in miniera, sempre in miniera. Sempre in miniera? Sempre in miniera. E sempre mi passo male, ma in tutto modo oramai io ho fatto l'età, non ho voluto ieri che fino a che mattina non calsto. Lei vorrebbe restare in miniera? Sì, e oramai non c'è dove andare. Però c'è questo che vorrebbe, di sostanza, di levare il sfruttamento delle miniere e dare rispettiva alla giornata quella che tocca. No, dare niente di meno, o mese e mese non pagare. Quindi lei resterebbe in miniera? Sì, resterei in miniera. Vediamo un po', lei? Io veramente sono un sofferente, che io ho passato delle disgrazie nella Gesso Lungo. E veramente la famiglia non vuole che lavori, ma costretto, che sono padre di tanti figli, sono costretto a lavorare. Perché questi uomini restano nelle antiche zolfare? Per rassegnazione, si dice, per incapacità di adattarsi ad un altro mestiere, per tante ragioni. Seguiamo gli zolfatari dentro la montagna. Lavorano qua dentro, dove si respira l'umidità e dove la temperatura supera talvolta i 35 gradi. Gli zolfatari grattano dalle pareti una ricchezza che vale sui mercati meno di quello che costa. Avete finito di lavorare? No, però no. Ancora dobbiamo lavorare. Quante ore dura un turno di lavoro? 8 ore. Turno faticoso, no? Sì. Senta, suo padre faceva il minatore? Sì, ma sempre ha lavorato al giorno, però fuori, no, qui dentro la mina. Fa il capo servizio fuori. Lei è sposato? Sì. C'ha bambini? 3. E questi bambini faranno una volta cresciuti gli zolfatari? Dipende dalla volontà di loro. Certo, se hanno una volontà di studiare o una volontà di andare a un meccanico, un falegname, dipende dalla volontà. E lei c'ha figli? Sì, ho 4 figli. E i suoi figli faranno gli zolfatari o no? No. Spero che non devono fare, lo faccio io, mi ci trovo, ma io non devono fare il zolfataio. E suo padre faceva pure lo zolfataio? Sì. E i suoi figli lo faranno? Spero di no, si sta meno, non faccio fare il zolfataio. Perché non gli vuole far fare lo zolfataio? Perché il lavoro di mina è un lavoro duro, pericoloso. Un mestiere duro? Sì. Ma se la miniera si dovesse chiudere, voi che cosa fareste? Vedremo, cosa faremo? Certo, cambiare mestiere è un po' difficile perché non c'è dove andarsi a lavorare. Dopo 40 anni, dove, diciamo metà di 40 anni e poi 20 anni, 24 anni di mina, dove si va a lavorare? Noi siamo minatori. Noi cercheremo di trovare altro posto, ma qualche altra maniera. Continuerà a fare lo zolfataio? Cosa devo fare? Più di questo? L'incerto salario degli zolfatari spesso sostiene l'economia di interi paesi. Come Sommatino, ad esempio. Che succederebbe, signor sindaco, se a Sommatino chiudessero le miniere? Un disastro, perché su circa 1.000 operai che ci sono a Sommatino, una metà quasi siano tutti zolfatai. Cioè la disoccupazione di questi zolfatai potrebbe portare il disastro di altre correnti sociali. Muratori, fabbri, falegname, bottei, che dovrebbero fare questo? Dovrebbero emigrare e rimane soltanto un paese morto. Cosa bisognerebbe fare dunque? 10 anni fa in Sicilia c'erano 165 miniere, oggi ce ne sono 60. Secondo alcuni economisti, le miniere più ricche di zolfo moriranno in pochi anni.
Resteranno in vita soltanto quelle che riusciranno a provvedersi di macchine, di un sistema di lavoro più moderno. A che profondità siamo qui? 440 metri. Quasi 500 metri? Quasi 500 metri. E come si lavora? Bene, c'è la ventola, si lavora bene, sì. All'altro miniere si lavora nudo, stando dalla porta. Quando invece qua lavoriamo benino. Qui lavorate vestiti, non c'è molto caldo? No, non c'è molto caldo. Per le altre miniere invece? Si lavora quasi nudi. Perché? Perché c'è molto caldo? C'è, fa caldo. E le condizioni di lavoro come sono qui in genere? Qua sono buone, fortissime. Insomma, nei confronti di altre miniere qua noi altri siamo privilegiate per ragione del meccanismo che noi altri abbiamo. Le macchine? Che noi altri abbiamo. Vi aiutano molto le macchine? Sì, voglio. Le macchine si aiutano molto. Da quanti anni fa il minatore lei? Io da 20 anni. E dove ha lavorato prima di qui? Ho lavorato 16 anni qui e 2 anni ho lavorato nella testa secca. Come si lavorava lì? Da lì malissimo, perché si lavorava con l'attrezzatura vecchia, antica. Cioè con le mani? Con le mani. Con le mani si trasportava a spalla, era un lavoro molto duro. Insomma, peggio di ora. Ora è duro pure, ma non era come era ieri. Un minatore 20 anni fa estraeva in media mezza tonnellata di zolfo grezzo al giorno. Oggi, con l'aiuto delle macchine, un operaio rende il doppio. Ma ci vogliono macchine più moderne. Lo zolfo potrà essere lavorato sul posto in due grandi stabilimenti industriali. Ma bisogna fare presto. La questione delle zolfare non si riduce soltanto ad una serie di cifre, ad un discorso economico. La fatica, il buio di queste miniere sono un male antico che non ha più senso nella nostra epoca. Eppure centinaia di uomini lo sopportano con rassegnazione. Ma finite il lavoro, fate la doccia. Sì, con l'acqua che c'è dentro la miniera stessa. Non abbiamo docce. Non c'è una vera e propria doccia? No. E allora come vi lavate? Come ce l'abbiamo? Con l'acqua che scende di fuori, la mettiamo in un posto dove si riscalda e ce l'abbiamo così. E la vostra paga qual è? 1.700 lire di lordo. 1.700 lire? Più gli assegni familiari. Nel 1968, quando c'è stato il terremoto, io mi trovavo a Partenico perché già da alcuni mesi lavoravo al centro studi con Danilo Dolci e la notte del disastro, dopo, quando è venuto l'alba, siccome avevo qui la famiglia, avevo i genitori, amici, parenti, ecco, sono venuto qui per vedere a Santa Ninfa com'era la situazione, per avere notizie e per vedere anche di poter dare una mano di aiuto in quella situazione così disastrosa. Qui per la verità c'è stata una gran collaborazione da parte
così degli amministratori comunali, il parroco, le forze dell'ordine, però la situazione era veramente, veramente critica, veramente disastrosa, quindi c'era da fare moltissimo. E nei primi giorni non arrivavano soccorsi da parte dello Stato, soltanto alcune amministrazioni comunali, alcuni privati hanno portato così soccorsi, del pane, della frutta, della pasta. La gente era tutta fuori, allo scoperto, nelle campagne, e quindi si è intervenuti così, come meglio si poteva. Poi nei giorni successivi sono cominciati ad arrivare i vari aiuti. Nei primi giorni e nelle prime settimane la gente aveva una gran paura, perché oltre al timore così e allo shock che aveva subito per il crollo delle case, c'erano anche delle voci che giravano, che avevano messo in giro. Si diceva che in quei giorni la Sicilia sarebbe sprofondata nel mare, c'erano un sacco di storie proprio che mettevano una gran paura nella gente già scioccata e già duramente colpita da questo grave disastro. State bene attenti a capire che cosa sta succedendo nel Belice. E che cosa è il Belice? Tanta gente che scrive sui giornali e parla pure alla televisione è venuta da noi. Ma ognuno di questi ha trovato solo un pezzo della verità. La verità vera ha più facce di un cristiano solo.